Il conto consuntivo 2015, chi è questo sconosciuto? Da lunghe settimane non si hanno notizie sul rendiconto e sull'evoluzione degli atti. Il 7 dicembre scorso c'era stato l'out del commissario ad acta Antonio Garofalo, preannunciando anche un suo intervento sostitutivo nel caso in cui l'amministrazione non avesse provveduto ad approvarlo in giunta per poi trasmetterlo al Consiglio Comunale per gli adempimenti successivi. E sui tempi assegnati dal commissario ad acta intanto è calato il silenzio, salvo poi apprendere dall'assessore al bilancio Salvo Vitale di una richiesta di proroga dei tempi. È trascorso Natale, Capodanno ed è finito anche l'intero mese di gennaio. Di conto consuntivo 2015 nessuna traccia e peggio ancora non ci sono notizie neppure sul previsionale, conto consuntivo 2016 e bilancio 2017. L'attuale impasse sta determinando di fatto il blocco dei trasferimenti statali per un ammontare di oltre 6 milioni di euro. Eppure l'amministrazione comunale, nonostante i recenti attacchi in consiglio comunale dell'opposizione, continua ad ostentare sicurezza, minimizzando la catastrofe. Tuttavia, nelle scorse settimane, l'assessore Vitale aveva palesato qualche difficoltà organizzativa. I problemi riguardano, uno, riconciliare i nostri dati con il tesoriere, quindi dati contabili, dati di cassa, parlo del 2015, i nostri con il tesoriere, perché per tutto il 2015 una verifica di cassa non è stata fatta. Quindi noi stiamo cercando di riconciliare le due contabilità. Un altro problema che stiamo affrontando riguarda l'applicativo, cioè il software utilizzato ci dà dei problemi per quanto riguarda il riaccertamento straordinario dei residui e spero che nell'arco della prossima settimana si possa risolvere tutto. Adesso in questi giorni a sollecitare gli atti è il Presidente del Consiglio Francesco Longo attraverso una nuova nota indirizzata al Sindaco Danna, all'assessore al bilancio Salvo Vitale e al Collegio dei Revisori e per conoscenza alla segretaria comunale Rossana Manno. L'assessore Vitale, dal canto suo, seraficamente fa sapere che occorreranno almeno altri 10 giorni prima che il rendiconto possa ottenere il tanto atteso disco verde. C'è ancora tempo dunque per il consuntivo 2015, il tempo lungo dell'eternità.